Alberto Capitta, Alberi erranti e naufraghi, edizione Il Maestrale. Il sardo Alberto Capitta, con il suo nuovo libro Alberi erranti e naufraghi, edito dalla casa editrice sassarese Il Maestrale, si aggiudica la 44esima edizione del premio letterario Brancati di Zafferana Etnea per l'anno 2013. Abbiamo voluto di proposito sottolineare l'origine sarda dello scrittore perché in questo racconto di Capitta troviamo l'isola dei pastori guidati dal dio Pan alla ricerca della natura perduta, della solitudine che ci fa conoscere noi stessi, alla ricerca della serenità dello spirito travolto dalla convulsa vita moderna che ci porta a vivere in un turbinio di follia e di veleni che impropriamente chiamiamo civiltà. Non c'è felicità, dice Capitta, che non si possa ritrovare, basta frugarsi un po' le tasche e cercare il contatto con la natura. Quella campagna, quei silenzi, quel continuo sgretolarsi di acque era ciò che io avevo perduto. Perduto nel senso positivo del rifiuto della cosiddetta civiltà dei consumi, per approdare a un mondo in cui ci sono bambine che giocano a ubriacarsi con l'aria e gareggiando nella conta delle farfalle e coccinelle e in cui la natura vive una vita propria come quella degli uomini. Ci sono talami di piante spasimanti, il sospirare d'amore dei limoni e gli alberi che partono. Ernesto Moi, un contadino, che è il dio Pan della narrazione, vede dalla sua finestra gli alberi che si agitavano disperati alla notizia di Lidia morta. Fu il giorno in cui Ernesto Moi vide per la prima volta gli alberi partire. Quando 20 anni più tardi Maddalena, attirata da un fruscio di sottobosco all'alba, apre la porta del capanno, non può immaginare di assistere al pianto di dolore del frutteto per sua madre. La natura, insomma, è la protagonista del libro ed è una natura viva e umana che soffre e gioisce insieme all'uomo con cui si identifica. Ernesto Moi, il dio Pan, accompagnava Maddalena alla scoperta di quei mondi. C'erano solo tendaggi di foglie a volte, ma bastava che l'uomo li scostasse appena perché dietro quei sipari lei si ritrovasse di colpo sotto planetari di frutti che la lasciavano sbalordita. C'erano grappoli di stelle e di lune appese ai rami, oppure bastava che lui le facesse un cenno e le sussurrasse «Adesso attenta e guarda bene» per scorgere lo sgusciare di una volpe o il guizzo dei gatti. Gatti selvatici. Sai che gli alberi partono, le rivela un giorno. E così se ne vanno armi e bagagli. Questo è il mondo bucolico sognato da Capitta, ma il mondo reale è fatto di altre cose. Ci sono le gelosie, le cattiverie, le separazioni in classi sociali, le incomprensioni tra padri e figli, la solitudine, i suicidi, i matrimoni sbagliati, i fidanzamenti innaturali,
le guerre. C'è Sebastiano Nonne che massacra il figlio perché frequenta un ragazzo che lui giudica essere un uomo fuori dalla società e fuori dal mondo civile. C'è il postino Piero Arca che ama vivere in mezzo agli animali ed è costretto a scomparire perché i nonne gli distruggono il suo mondo fatto di animali che cura amorevolmente e con i quali riesce a comunicare. Il notaio Branca subisce il suicidio della moglie depressa e l'incomprensione della figlia Maddalena che vuole sposare il colonnello Michelangelo Nonne, un inetto con i gradi di colonnello. Difficile vivere in questo mondo pieno di contrasti e di drammi per cui l'uomo aspira a fuggire, forse a ritornare bambino per assaporare i valori reali della vita, e va alla ricerca del mondo dell'Emilio di Rousseau. Capitta, insomma, immagina un mondo dei bambini. E Giuliano, dopo aver subito tanti drammi e vicissitudini amare, vi approda. È il villaggio a conquistarlo e la vita tutta al suo interno. Lo conquistano le capanne di Frasca, le cucine all'aperto, il viavai dei boscaioli che di continuo lo attraversano. Lo conquistano i colori dei cappelli, il rumore dei ferri da lavoro, lo sventolio dei panni stesi, i portatori d'acqua, le bambine cantanti, i falegnami intenti a sistemare le imposte, i carpentieri sui tetti, le contadine dietro le galline e i fannulloni all'ombra. Questo è il mondo poetico che Salvatore Capitta sogna per l'umanità, che vuole trovare una sua giusta dimensione per sfuggire ai potenti drammi psicologici che turbano i nostri animi. Drammi che Capitta sa rappresentare in maniera delicata e incisiva. Giuliano, mentre va in cerca del padre Piero Arca, approda all'isola dei bambini e ne gusta tutta la bellezza. Vi ritorna con Maddalena, delusa di un amore insulso e senza anima, per godere di una stagione di felicità, sapendo che le volpi li cercheranno e li staneranno per distruggere una felicità vera e spontanea. Questo libro ci ha turbato e ci ha indotto a riflettere sullo svolgersi della vita e su quello che sarà il mondo di domani. Sapranno gli uomini rinunziare a un progresso distruttivo per accontentarsi di quello che la natura ci offre a piene mani? Sarà difficile, ma la letteratura tende ad indicare le vie della salvezza che è a portata di mano, basta frugarsi le tasche. Questa opera letteraria, poetica nel contenuto e nello stile, ci riporta al bellissimo libro di Fabio Stassi, L'ultimo ballo di Charlot, che ci suggerisce di vivere la vita con buon umore e di scacciare il dolore e la morte con un sorriso. Forse che gli scrittori di media età stanno praticando un nuovo filone letterario, che è quello del sogno, quello della favola. Probabilmente è così. I premi di periferia come il Brancati e il Racalmare confermano questa scoperta e i grandi premi, quali lo Strega e il Campiello, intravedono queste nuove frontiere, ma se ne tengono un poco ai margini, pur riconoscendone la validità. Noi abbiamo tanta fiducia in questa nuova tendenza letteraria, che è poesia, è musica, è favola, è natura verso cui bisogna ritornare se il mondo vuole salvarsi da un'apocalisse lontana ma inevitabile. Grazie Giussi. Ora basterebbe la scheda letta da Giussi per finire questa trasmissione, perché sul libro di Alberto Capitta, Alberi Erranti e Naufraghi, credo che in quella scheda c'è tutta. Noi ci siamo recati a Zafferana Etnea per intervistare Capitta. Ebbene, è stata la prima volta, Giussi, che uno scrittore ci ha detto: io l'intervista ve la rilascio, ma senza telecamera. Non ha voluto essere ripreso. Noi abbiamo dovuto accettare la sua impostazione. Non so cosa gli è successo con altre televisioni, certo. E abbiamo fatto un'intervista a voce prendendo qualche appunto. Poi per i nostri telespettatori abbiamo ripreso con un telefonino dell'ingegnere Eugenio Agnello la fase di premiazione di Alberto Capitta e le domande e le risposte che Alberto Capitta ha fatto al presentatore. Evidentemente il video è quello che è, e l'audio è quello che è, perché la ripresa è stata fatta con un telefonino. Ma cosa ci ha detto Capitta? Quando noi gli abbiamo detto che nel suo libro c'è un ritorno alla natura e c'è un sogno favolistico, e allora Capitta dice: io
La letteratura favolistica di cui parla lei non è la prima volta che io la tratto, anche nei miei precedenti romanzi c'è questa, questa mia linea di favola e del sogno. E poi il ritorno alla natura. Capitta ci dice che questa voglia di scrivere della natura gli è venuta dal fatto che lui ha avuto contatti per circa 10 anni con gli ergastolani di Bade Carros, un carcere che si trova a Nuoro. Ebbene, il desiderio degli ergastolani era quello di vedere la natura, di sentire gli odori, di toccare la terra. Guarda, quando Giussi mi ha detto queste cose, capita, mi ha fatto venire i brividi, questo desiderio dell'uomo recluso di baciare la terra, di sentire gli odori, il profumo della terra, perché lui vede lì solo parete. E quindi questo ritorno alla natura cosa vuol dire? Vuol dire che oggi la società perde i suoi valori. E non solo, essi meraviglia e chiama diversi coloro che rimangono legati alla natura. C'è il postino, uno dei protagonisti di questo libro, Piero Arca, che ha la casa piena di animali, gioca col maiale, e mentre gioca col maiale evidentemente si sporca tutto, si infanga. Nessuno lo vuole come vicino, tutti allontanano lui, allontanano pure il figlio Giuliano Arca, che era uno dei ragazzi più intelligenti di tutto il villaggio. E questo è terribile, mi diceva Capitta. Quelli venivano considerati dei diversi, ma probabilmente i diversi siamo noi che abbiamo perso il contatto della natura. Ebbene, queste sono le cose principali che noi traiamo dal libro di Capitta. E concludendo la scheda, cosa ho detto io? Che tra Capitta e Fabio Stassi, vincitore del premio Racalmare, notiamo un nuovo genere letterario. Fabio Stassi parla della letteratura del buon umore, parla di Charlot: con un sorriso si può allontanare la morte, con il buon umore si può vivere meglio la vita. E poi il viaggio. Comunque, Gaspare, c'è una... cioè io ho letto il libro ovviamente, e c'è una letteratura africana, diciamo, non in assoluto, ma ci sono molti libri che rimandano anche a questo filone favolistico, come dici tu, e anche molto legato alla natura, una natura che si anima. Ecco, animista, io ho ravvisato delle comparazioni anche in senso proprio di quasi similitudine anche su alcuni libri scritti in Africa da scrittori africani e anche il libro di Capitta. E questa è una cosa interessante, perché significa che a fronte anche di quella che è l'editoria ormai oggi, che va invece su un filone, tu lo sai, a volte erotico, a volte anche molto portato verso il sensazionalismo, secondo me questo invece è un libro che può far riflettere, può piacere. Certo, dinanzi alla sfumatura di grigio, di rosso, infatti, di nero, che vendono più di 50 milioni di copie, vabbè, la letteratura di Capitta e di Fabio Stassi è un'altra cosa, è una cosa bellissima. Io, sai cosa dico, Giussi? Mi viene un grande dramma. Io mi piacerebbe sapere chi e quante persone guardano la nostra trasmissione. Questo non lo so, probabilmente i professori che insegnano nei licei sono così saturi di libri che forse si allontanano dalla nostra trasmissione che parla dei libri. Però se i professori di liceo sentissero queste nostre trasmissioni, probabilmente invitare nelle scuole scrittori come Capitta, come Fabio Stassi, sarebbe una bella cosa, perché il dialogo tra questi scrittori, diciamo a 50 anni le chiamiamo giovani, ma Capitta ne ha più, è vicino ai 60, ne dimostra molto di meno. Un discorso tra i giovani e questi scrittori sarebbe una cosa bellissima. Questo Capitta che parla degli alberi e delle piante che vivono, che respirano, che hanno sentimenti, che vogliono fuggire, perché diceva Capitta nell'intervista, vogliono partire ma poi restano
attaccati e il fuoco li distrugge. E la loro fine è il fuoco. In Sardegna, io sono sbarcato per la prima volta in Sardegna il 1 agosto del 1960. Avendo fatto Cagliari-Nuoro, ho visto la Sardegna che bruciava interamente. E quegli alberi vivono il dramma. E anche la Sicilia brucia. E poi, e voglio concludere, perché Capizza dice, questi alberi erranti li voglio somigliare all'uomo che errante oggi sbarcano a migliaia nelle nostre coste, ma non solo che sbarcano loro, siamo noi che sbarchiamo, perché l'altra sera io ho visto una trasmissione a Rai 3 e sono rimasto scioccato quando ho visto che centinaia di persone non più giovani, alberi, alberi che si sradicano per andare in Germania, in Belgio a trovare lavoro, a pulire magari i negozi, a pulire, a fare i lavori più umili. Triste, una grande tristezza. Questi alberi, gli uomini che vanno via. Questo noi vogliamo offrire, questa letteratura agli amici che seguono la nostra trasmissione. Come oggetto di riflessione, come dicevi tu. Io sono stato a Zafferana, al premio Racalmare, sono andato a Taormina per vedere i Tao Book. Certo, faccio un po' di turismo a spese mie. Ma Gaspar, però ti posso chiedere una cosa, ma ce n'erano giovani al premio Racalmare? Tra il pubblico? Pochissimi. Però devo dirti, Giussi, che la maggior parte della giuria popolare è composta di giovani. La maggior parte della giuria popolare è fatta di giovani e quest'anno devo dire che hanno scelto bene. Certo. L'anno scorso io pensavo che potesse vincere Andò, non ha vinto Andò, ma quest'anno Andò vince ad Agrigento con il suo film che è premiato all'Efebo d'Oro. Avremo il piacere di vederlo. Ora, per i nostri telespettatori, io ho il video di cui vi ho parlato, non è granché, se qualcuno ha la voglia di ascoltarlo potrà sentirlo, e buon divertimento con Alberto Capitta, Alberi Erranti e Naufraghi, casa editrice Il Maestrale. Buonasera e grazie Giussi. Buonasera. Sassari, sì. un romanzo, poi avremo una motivazione, un romanzo che poi è costruito in un modo anche singolare. Pensate, tre famiglie, tre famiglie molto diverse nel destino, nell'atteggiamento rispetto alla vita, ma addirittura, e questo è molto interessante, collocate in zone diverse, anche nevralgiche. C'è un inizio fantastico, io sono vegetariano, quindi capisco tutto quell'inizio in cui si racconta di un personaggio della prima famiglia, la famiglia appunto Arca, di un personaggio, lo vediamo, che cura, pur non essendo un veterinario, cura gli animali, ma vediamo anche gli animali nella parte finale proprio del primo capitolo entrare in quel luogo che insomma dove è il mattatoio, però lui lo racconta con grande intensità. Tre famiglie, tre luoghi diversi, poi uno strano passaggio a Margherita e Giuliano, cioè uno strano passaggio a qualcosa che sembra pensato fin dall'inizio, una storia di un nuziale, dentro c'è un desiderio nuziale, non so se questo abbia dei rapporti metaforici o psicoanalitici, no? Col tema del rapporto con gli animali, però è un libro, chi di loro non l'avesse ancora letto mi permetto di segnalarlo, è un libro che permette di approfondire tanti elementi della fantasia, indubbiamente, ma anche della propria spiritualità. Allora, Alberi Erranti e Naufraghi, già così, così poetico, abbiamo citato Sergio Azzeni, grande Azzeni, no? Anche egli santo. Allora, Alberto Capitta, come ce lo racconti? Tanto buonasera, grazie per l'ospitalità di Zafferana Etnea, grazie alla giuria e anche alla giuria popolare, che molti mi sono sconosciuti, però che ho sentito vicino, che sento vicino. Il progetto è nato da un'idea, cioè dal desiderio di descrivere quale vuoto possa crearsi intorno a delle persone le cui scelte non siano condivise dalla comunità. Per comunità intendo dalla città al paese, al quartiere, al borgo, al condominio. Quindi delle
persone messe per diversità al margine, o comunque allontanate, o comunque collocate e disposte a distanza, perché giudicate diverse, perché giudicate di una scarsa moralità, e dunque sono, queste persone per esempio sono, nella fattispecie sono vegetariane, non hanno una fede confessionale, non seguono la religione, il bambino non segue le loro religioni a scuola, e quindi sono considerate delle persone guaste, perché non hanno appunto da condividere niente con quello che si condivide di solito nel consorzio umano ufficiale. Allora questa distanza che loro pongono dalla comunità invece serve come ottimo punto di osservazione per la realtà, perché loro colgono la realtà proprio come frutto di una loro analisi molto particolare, riescono a vedere il mondo con uno sguardo diagonale, e quindi si pongono attraverso questo sguardo diagonale nei confronti della realtà come osservatori privilegiati. Osservatori privilegiati costa qualcosa, costa andare, errare, perché verranno sempre inseguiti, verranno sempre, ci sarà un moto di persecuzione nei loro confronti, quindi saranno sempre erranti e naufraghi, come gli alberi che cercano di scappare, come gli alberi cercano di scappare nel romanzo. Sono gli unici, gli alberi, sappiamo, i boschi inseguiti dagli incendi, dal fuoco, almeno nella mia terra, sono gli unici esseri sacrificali al 100%, perché non hanno la possibilità di muoversi, eppure nelle loro forme si possono riconoscere il tripudio e la gioia e la tragedia, sono molto espressivi, eppure stanno lì, non possono muoversi, e sono gli unici ad essere predestinati a bruciare. Così questi personaggi tentano di scappare, erranti e naufraghi colgo l'occasione appunto per dedicare proprio questo premio a tutti gli erranti e naufraghi, in particolar modo a quei naufraghi che ancora adesso, anche qui vicino, cercano e sognano una costa, cercano di arrivare su una costa. Grazie. Grazie a tutti. Allora, diciamo, molto bello questa idea degli alberi, le loro sacrificali non si possono muovere. Oddio, quando si muovono, Shakespeare o Narnia, scoppia un macello, ma non si muovono mai. Simonetta Fiori, la motivazione. Con il suo nuovo romanzo, Alberi Erranti e Naufraghi, Alberto Capitta si propone come una delle voci più originali della narrativa italiana. La sua potente immaginazione sorprende il lettore, costringendolo a uno sguardo diverso sulla natura e sugli uomini, sui sentimenti come l'amore e il dolore, sulla dignità del vivere e del morire. Una realtà altra, rivelata attraverso annodamenti fantastici sempre più avventurosi, nel solco di una tradizione letteraria che si nutre del filone surreale europeo e del realismo magico sudamericano, con innesti del genere favolistico. È la storia di tre famiglie, quella narrata da Capitta, in una Sardegna senza tempo, riconoscibile certo, ma felicemente spoglia del tratto folclorico ed identitario che sembra marcare altre esperienze letterarie. Tre famiglie molto distanti tra la poetica follia degli Arca, la violenta protervia dei nonni e l'amorevole tradizione borghese dei Branca, però intrecciate da inattese corrispondenze. Al centro della narrazione sono le figure di Giuliano Arca e Maddalena Branca, creature ferite e piene di grazia, alla ricerca di un'impossibile armonia con il creato. Sono loro le piante che camminano, gli alberi erranti del titolo, all'inseguimento di un nuovo approdo che sarà sempre negato. Perché, sembra dire l'autore, per chi aspira a integrità e purezza non può essere di pace. Ma è lo stile insolito a fare di questa favola un racconto unico nel suo genere, in un impasto straordinario di umanità e natura, paesaggio ed emozioni, dove anche le pulsioni più intime acquistano colore e fisicità. Nulla è suggerito, ma sempre mostrato con il vigore delle immagini, come la polvere di felicità nascosta sotto il lutto in casa Branca, o il disamore agonizzante nelle stanze della famiglia nonne, nudo sul pavimento, scrive Capitta, sporco di rose schiacciate. Un'invenzione continua e un linguaggio essenziale che fanno di questo romanzo una delle sorprese più interessanti dell'attuale scena letteraria. Grazie. Buongiorno, grazie Capitta. Allora, chiederei al capitano, Moschella, prego, di Giacomo Claudio Moschella, ti facciamo premiare dai carabinieri, quindi
è una situazione di quelle fantastiche. Ecco qua, un bel premio, premio Zafferana, premio Brancati Zafferana ad Alberto Capitta, Alberi Erranti e Naufraghi. Complimenti a te, buon lavoro, eh? Complimenti a te, buon lavoro. We'll be right back.